There's something evolving. I comuni sono lasciati da soli, senza avere gli strumenti per garantire un'esistenza e una accoglienza dignitosa alle persone che scappano da guerra e disperazione. Per cui hanno ragione i sindaci a chiedere più risorse su questo. Alla sinistra filo immigrazionista, amica dell'ONG, da sempre schierata per un'accoglienza senza limiti, il Viminale risponde con un nuovo decreto sicurezza. Rafforzamento delle espulsioni per i clandestini, blocco delle partenze. La Meloni ha costruito il suo consenso con la propaganda, ma una volta al governo ha iniziato a fare il contrario di quello che raccontava dall'opposizione. Con il suo governo sono aumentati, anzi raddoppiati, gli sbarchi e ogni mese dichiara lo stato di emergenza sui migranti. Tutto ciò evidenzia il fallimento della sua politica e la sua totale inadeguatezza. Mentre la sinistra fa una campagna elettorale con una raccolta di firme fasulle, il governo Meloni vara misure concrete per famiglie ed imprese. La tassa sugli extra profitti delle banche, la stretta contro le partite IVA finte e ora con il CNEL una proposta contro il lavoro povero. Meloni in campagna elettorale prometteva blocco navale, stop alle accise sulla benzina, invece ha raddoppiato gli sbarchi mettendo in ginocchio i comuni e fatto cassa sul caro carburante mettendo in ginocchio gli automobilisti e le famiglie italiane. Grazie alle politiche del governo Meloni si sono raggiunti i massimi livelli occupazionali degli ultimi 15 anni e una crescita superiore a quella degli altri grandi paesi europei. Continueremo dunque anche sulla legge di bilancio nel sostegno al lavoro e ai redditi più bassi, perché è dal lavoro che viene il benessere per gli italiani e non dall'assistenzialismo. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Il Coffee Break estate alle 9.39. Siamo sempre in compagnia con quelli che sono, avete visto, i temi della politica, ma non solo, quelli di cui si è parlato in questa settimana di Ferragosto, nella quale non siamo andati in onda, e quelli di cui si parlerà da qui a settembre, perché sono tutti dossier aperti sul tavolo del governo, a partire da quello che riguarda le accise della benzina, con chiarimenti piuttosto netti da parte del ministro competente, e poi il salario minimo, perché si è raggiunta la quota di 300.000 firme per quel salario che l'opposizione chiede a gran voce, sulla quale c'è stata un'apertura di Giorgia Meloni, con un rinvio però a un'analisi da parte del CNEL. E poi il grande tema della manovra che arriva e sul quale ovviamente Giorgia Meloni deve già mettere la testa, perché mancherebbero, si stima, intorno ai circa 20 miliardi, 4-5 dovrebbero essere già nella disponibilità del governo, la manovra dovrebbe essere tra i 20 e i 25 miliardi, adesso chiederò anche qualche dettaglio in più ai nostri ospiti, ma insomma il tema, come scrivono oggi il Corriere della Sera e La Stampa, è questo: dove trovare i soldi? Da una parte l'Agenzia delle Entrate si muoverà per trovare quasi 3 miliardi in più dalla lotta all'evasione, con un'intervista oggi al direttore dell'Agenzia delle Entrate che racconta come verranno incrociati i dati dell'archivio storico dei conti correnti per trovare chi, per esempio, alla residenza all'estero non fa la dichiarazione dei redditi ma ha grandi movimenti economici sul suo conto. E poi invece i tagli che verranno per esempio fatti alla sanità, o che rischia di avere la sanità se non si dovessero trovare quelle riforme che anche il ministro della Salute ha chiesto a Giorgia Meloni. Allora, buongiorno, bentrovata, Sara Manfuso per la notizia, che salutiamo, e buongiorno, bentrovato anche Marco Antonellis qui in studio con noi. Buongiorno. Con cui parleremo di tutto questo insieme a Luigi De Magistris, che è collegato con noi. De Magistris, buongiorno. Buongiorno. Sul salario minimo, ricordo che come Unione Popolare voi avevate chiesto una firma addirittura per i 10 euro lordi l'ora, ma adesso ci arriviamo. Tra poco dovrebbe essere con noi anche Paolo Barelli per Forza Italia, tanti argomenti di cui parlare, soprattutto per quanto riguarda il discorso migranti, dal quale vorrei partire perché questa è l'ultima emergenza, diciamo, in ordine di tempo per il governo. Gli sbarchi di fatto sono raddoppiati, questo è un dato sul quale c'è poco da discutere, il governo è stato costretto a imprimere una svolta, un'accelerazione con una circolare che cambia un po' le carte in tavola. Cerchiamo di capire, ecco, come può cambiare tutto questo con la redistribuzione che di fatto sposta, diciamo, l'attenzione, sposta i numeri di migranti da regioni più grandi, più popolose, a quelle più piccole, con tutti i distinguo e le polemiche del caso. Sara.
Ma allora, innanzitutto eviterei di utilizzare la parola emergenza, che è una parola che è cara al governo e che viene utilizzata anche da questo commissario straordinario che è stato nominato, valente proprio per la gestione dell'immigrazione stessa. Era tutto prevedibile. Da 30 anni a questa parte il tema delle problematiche connesse ai flussi migratori è cresciuto esponenzialmente. Solo che quando la Meloni sedeva ai banchi dell'opposizione la faceva molto facile invocando il blocco navale. Adesso che si trova con la responsabilità del governo si rende conto che la complessità di questo capitolo della gestione pubblica è sicuramente elevata. Allora cosa succede? Succede che si fa una cosa terribile sulla pelle peraltro di persone che fuggono da situazioni di grave difficoltà, sia che possa essere la guerra o magari problematiche di ordine economico, lo scarica barile sui comuni. Questo è quello che sta succedendo. Il numero di minori non accompagnati, oggi lo leggiamo su tutti i giornali, fa venire la pelle d'oca, e l'idea che nel decreto Cutro siano stati tagliati quelli che sono i fondi proprio per gestire al meglio la vita di queste persone nel nostro paese mette i sindaci nella posizione di non poter regolamentare, offrendo loro tutto ciò che è necessario per il rispetto dei requisiti minimi della loro permanenza qui in Italia, così come anche i bandi che vengono indetti per la gestione di quelle che sono le realtà per accogliere i migranti e i minori, ripeto, vengono disertate dal terzo settore perché chiaramente, non avendo le disponibilità economiche per fare al meglio il proprio lavoro, preferisce non partecipare in maniera del tutto responsabile. Allora, fermiamoci un attimo su questo punto, perché prima di sentire l'opinione anche di Marco Antonellis saluto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, al quale chiedo subito allora una replica su questo. Avete scaricato come governo il problema sui comuni che già hanno protestato, non solo quelli di centro-sinistra, ma in parte anche quelli di centro-destra? Ma no, questa è una polemica strumentale nei confronti di una situazione che è veramente drammatica. Il governo con il vice presidente del Consiglio, ministro degli esteri Tajani e la premier Meloni non a caso hanno già da parecchi mesi coinvolta l'Europa. Non è possibile che questa pressione crescente, ripeto, crescente, che tenderà, se non viene fermata, a destabilizzare il continente europeo, passando ovviamente per quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia in primis. Ecco, se non interviene l'Europa, se non interviene, intervengono anche gli altri paesi del mondo. La premier Meloni ha parlato con Biden di questa questione Africa, con il piano Mattei. Certamente i tempi non sono corti, ma se non si comincia questo problema crescerà. Riguardando per questo, vorrei chiarire questo punto. Ha giustamente ricordato come i tempi di questo lavoro che sta facendo Giorgia Meloni non sono sicuramente brevi. Nel frattempo però la contingenza di fatto sposta, lasciamo perdere i sindaci, ma sposta la questione dei migranti da alcune regioni, mi pare di capire, chiedo conferma anche a lei, come il Lazio, l'Emilia Romagna e la Lombardia, a regioni più piccole che in certi casi sono governate da voi. Faccio l'esempio di Vito Bardi in Basilicata o Roberti in Molise, che sono i primi due che potrebbero avere qualcosa di cui lamentarsi. L'avete sentiti? Vi hanno chiamato? Avete paura che gli stessi amministratori di centrodestra si, tra virgolette, ribellino a questo tipo di gestione? Ma scusi, le pare che un governo di centrodestra, volendo adesso semplificare, vuole creare dei problemi ai governatori e ai comuni di centrodestra? Allora, lasciamo perdere questa polemica. È ovvio che le isole della Sicilia, che le regioni del sud sono sotto una pressione incredibile, per cui il fatto di alleviare questa pressione con una distribuzione in attesa che l'Europa si svegli, perché deve essere il continente europeo eventualmente ad assorbire il tutto, non può essere soltanto il nostro paese. Quindi è chiaro che il governo deve essere vicino e sarà vicino ai comuni di sinistra, di destra, di centro, alti, belli, biondi, perché la pressione è enorme. E quello che sta accadendo nella Lampedusa, alle isole che sono, diciamo, più vicine alla costa africana, danno un'immagine
drammatica. Quindi io credo che su questo non occorre fare una polemica politica. Il problema è un problema di tutti. Qualunque governo fosse oggi a Palazzo Chigi avrebbe lo stesso identico problema. Ripeto, è un problema che si deve far carico l'Europa, che si devono far carico i paesi cosiddetti ricchi. Nel frattempo, cosa occorre fare? Occorre togliere questa pesantissima, impossibile pressione da resistere sulle coste che sono più vicine e che sono fonte di approdo per l'immigrazione. Quindi questo secondo me è il tema. Adesso fare polemica credo che sia del tutto inutile, ma il governo, è ovvio, so esattamente, il ministro degli interni Antonio Tajani, ho parlato anche con Giorgetti, dal punto di vista economico è chiaro che il governo deve e sarà vicino agli enti locali, qualunque si siano, qualunque colore abbiano. Allora, non era molto d'accordo Sara Mafuso, no. Però, mi perdoni Barelli, una sola considerazione. Lei ha assolutamente ragione dicendo che bisogna alleggerire la pressione, specie per le realtà più esposte al flusso dei migranti, e sappiamo quali sono. Però una considerazione sulle politiche governative, che tra l'altro si muovono nel solco che era stato tracciato da Marco Minniti, quindi il partenariato con altre realtà che possono bloccare le partenze, mi riferisco in particolar modo alla Tunisia, non sta funzionando. Lei mi deve spiegare com'è possibile che ci sia stato un raddoppio addirittura delle partenze. Allora, su questo, aspetti, prima della risposta di Barelli, vi voglio leggere una notizia che è arrivata poco fa, che può aiutare nella discussione, perché quello di cui si lamentava in parte giustamente anche Sara Mafuso è che non ci sono dei controlli sulle partenze, e questa mattina invece a Sfax c'è stato, forse credo, il primo grande blitz della Guardia Costiera tunisina, che ha sequestrato una serie di imbarcazioni utilizzate per il trasporto di migranti, non solo, ma anche equipaggiamento e quantità di denaro nel corso di blitz in tre edifici. Potrebbe essere il primo segnale. Lo possiamo mandare. Solo aggiungere un qualcosa. Abbiamo parlato adesso di quello che è accaduto nell'agenzia che lei ha letto, ma non a caso Giorgia Meloni con il ministro degli interni sono già andati più volte, insieme anche con i vertici europei, per esempio in Tunisia, più volte. La Tunisia rischia, con la crisi socio-economica che ha, un paese che ha cultura diversa, difficile da interpretare, difficile da interferire, e poteva e può diventare un altro ambito di sfogo per una immigrazione ovviamente sfavorevole al nostro paese, che si affaccia su quelle coste. E poi, voglio dire, Minniti, tenete presente che il presidente Berlusconi tanti anni fa andò addirittura a dormire sotto la tenda di Gheddafi, perché era consapevole che il problema sarebbe esploso e che andava ridotto e andava gestito sulle coste africane. Quindi il problema è enorme, il problema è grande, e io non credo che sia assolutamente corretto è utile abbandonarlo alla polemica. Saremmo stati più bravi noi se stavamo al governo e voi non siete in grado, e voi andate contro. Allora, il sindaco, su questo voglio sentire anche l'opinione di Marco Antonellis e di De Magistris, ma dobbiamo fermarci per la prima pausa, quindi serve una risposta più lunga e compiuta tra qualche minuto. È una circolare del Ministero dell'Interno inviata ai prefetti a stabilire nuovi criteri sull'accoglienza dei migranti. Un tentativo di correre ai ripari di fronte a un numero di arrivi che è già doppio rispetto allo scorso anno e che ha provocato la reazione dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Sindaci di ogni colore politico lanciano l'allarme sulle difficoltà crescenti nella gestione dei profughi, soprattutto dei minori non accompagnati. Il primo criterio è la ripartizione non più in proporzione soltanto alla popolazione residente. Per il 30% delle persone arrivate in Italia sarà considerata anche la superficie del territorio. L'obiettivo è aumentare i trasferimenti verso regioni con minore densità abitativa. Al momento, infatti, sono soprattutto Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio a farsi carico di un terzo dei migranti. La Lombardia accoglie il 13% del totale, l'Emilia il 10%.
il 9% il Lazio. Dovrebbero quindi esserci più collocazioni in regioni meno popolate come Sardegna e Basilicata. I prefetti dovranno reperire nuove strutture. Ci sarà un censimento degli ospiti dei CAS, i centri di accoglienza straordinaria, per verificare chi abbia ancora i requisiti per rimanere. Chi ha un permesso di soggiorno, un reddito minimo garantito, chi ha ottenuto la protezione internazionale dovrà lasciare i CAS e rivolgersi agli enti locali. Un modo per agevolare il turnover. Sarà potenziata l'accoglienza dei minori non accompagnati. Cambieranno le regole anche per chi proviene dai cosiddetti paesi sicuri, cioè dove non ci siano conflitti in corso o persecuzioni gravi di tipo politico, sessuale o religioso. Negli hotspot ci saranno strutture di trattenimento vigilate con 3.500 posti dove attendere la risposta alla richiesta di accoglienza. L'Italia, pena la procedura di infrazione dell'Unione Europea, avrà circa un mese per stabilire se queste persone abbiano diritto a rimanere o, sempre con accordi con i paesi di provenienza, debbano essere rimpatriate. Allora, queste sono le novità contenute nella circolare del governo. Marco Antonelli, per rimanere ancora sulla questione, poi sentiamo anche De Magistris, ti sembrano misure che possono avere un'efficacia o vedi difficoltà? Ho la forte impressione che ci siano grosse difficoltà, ma soprattutto si ha la forte impressione di un governo che sta praticamente brancolando nel buio. Cioè, allora l'Italia non riesce a trovare il bandolo della matassa della questione, perché gli accordi fatti, per quanto meritevoli, sicuramente anche giusti da tanti punti di vista, però non danno gli effetti sperati. L'Europa, come sappiamo, non si muove, quindi da un lato c'è un impasse, perché l'Italia con le sue iniziative non riesce a risolvere il problema. L'Europa è ferma. Andiamo in America, Biden, sì, mille rassicurazioni, ma poi che ci fai? Prima che metti a terra, che metti a sistema quelle rassicurazioni, magari passeranno anni, oppure rimarranno delle mozioni di principio, rimarranno dei bei sentimenti che poi non sono stati mai messi in pratica. Il piano Mattei, benissimo, ma oltre al titolo c'è anche qualche cosa, c'è anche lo svolgimento del tema, o questo piano Mattei è solo una bellissima iniziativa di marketing politico? Il problema che c'è in Niger, quanto influisce, quanto incide ad esempio sul piano Mattei, tanto per dirne una? Lo indebolisce non di poco, anche se poi in Italia non lo si vuole ammettere. Insomma, ci sono tantissimi problemi sul tappeto e Barelli prima ha usato delle parole forti, ha parlato di situazione drammatica, ha parlato di problema enorme, c'è molto da fare. Quello che secondo me dovrebbe fare il governo però in questa fase è ascoltare di più i territori, cioè deve smetterla con questa sindrome dell'assedio e deve cominciare ad aprirsi, non dico all'opposizione perché poi è giusto che ognuno faccia il proprio mestiere, il governo e l'opposizione si opponga, però quantomeno deve cominciare ad ascoltare i sindaci. Vedo che in queste ferie d'agosto forse qualcuno l'ha preso un po' troppo seriamente le ferie, io penso che invece il governo si sarebbe dovuto impegnare molto di più, soprattutto su questa questione, perché poi queste questioni quando vanno troppo avanti non riesci più a riprenderle, cioè perché ad esempio non cominciare subito a Palazzo Chigi ad ascoltare i sindaci, perché qua lo devi fare subito, ora, non puoi rimandare a settembre il problema. Uno che il sindaco l'ha fatto, De Magistris, arriviamo anche da lei, un lavoro del genere, ascoltare tutti i sindaci sul territorio, ascoltare i governatori delle regioni, i presidenti delle regioni, è qualcosa che ha ancora un senso? Cioè una cosa che si può fare, che un governo può fare? O in questo momento, mi metto nei panni di un governo a guida Giorgia Meloni, ci sono delle impellenze talmente grandi che forse questo problema adesso può essere anche accantonato, tra virgolette, anche se il governo l'ha affrontato come abbiamo appena visto nel servizio. Ma guardi, se l'Italia ripartisse maggiormente dai territori e dai sindaci, avremmo un paese migliore. Io ho fatto il sindaco per quasi 11 anni, il più longevo della storia di Napoli, e le posso dire che i sindaci tra di loro, per esempio, vanno molto d'accordo, anche se hanno idee politiche diverse, in collocazioni geografiche diverse, perché affrontano i problemi. Ho avuto a che fare con governi di diversa estrazione politica e l'attenzione nei confronti dei sindaci, dei territori, dei problemi, molto spesso è solo retorica. Se vediamo le sforbiciate di soldi di questi anni, allora venendo al tema, noi abbiamo una prima considerazione che le destre falliscono sul terreno dove hanno la propaganda più forte, immigrazione e sicurezza nelle città. Quindi questo forse può servire a dire una volta per tutte la parola fine, a utilizzare la propaganda sulla pelle delle persone.
La seconda considerazione è che se non si coinvolgono i comuni sarà un disastro, perché l'Europa, se arriverà, ci vorrà del tempo. Biden c'ha ben altri problemi, non credo che gli importi la questione italiana. Quindi noi dobbiamo fare in questo modo, dare risorse ai comuni, non fare centri di accoglienza straordinari dove si depositano le persone come se fossero patate. Quindi lei è contrario a nuovi centri sul territorio, perché sa che adesso partiranno i bandi per trovare proprio nuovi centri? E infatti io perciò sono arrivato a questo punto e le volevo portare brevemente la mia esperienza. Se invece consideriamo i migranti anche una risorsa e cominciamo a integrarli in maniera migliore sul territorio, e questo è giusto, in Europa, però noi parliamo dell'Italia, va fatta in tutta Europa, quindi un'integrazione diffusa, considerarli una risorsa, non dare soldi solo per custodire delle persone, ma includerle, integrarle nel tessuto sociale, economico e lavorativo, perché come sappiamo c'è tanto bisogno in Italia anche di manodopera, ovviamente non da sfruttare, ma che può essere un'opportunità per le nostre famiglie, per le nostre aziende, per le nostre imprese. Quindi il governo può svoltare se si confronta seriamente con i sindaci e con i presidenti di regione, ma soprattutto con i sindaci, non tagliando più e cambiando la politica che considera l'immigrato un clandestino. Ce l'ha ricordato la Cassazione ieri, condannando la Lega su questo punto, che chi chiede rifugio non è un clandestino. Allora, Barelli, chiarito che voi non farete nulla contro i vostri amministratori sul territorio, però non mi aveva risposto prima. Voi avete sentito alcuni dei vostri sindaci o i governatori delle regioni, cioè da loro, che richieste vi arrivano in questi giorni, se l'avete sentiti? Ma allora, innanzitutto qui non è la questione di sentire i nostri sindaci, qui vanno sentiti i sindaci e i presidenti delle regioni di tutta Italia. Sono d'accordo con quello che dice De Magistris, cioè che i sindaci vivono problemi comuni, vivono le sofferenze delle loro popolazioni, le sofferenze non hanno colore politico. Quello che vorrei, e quindi è chiaro che noi stiamo ascoltando, so che il ministro Piantedosi, lo so da Antonio Tajani, sono in continuo contatto con i presidenti delle regioni e con i rappresentanti dei sindaci, ma come sostenevo prima, e non sono stato ovviamente smentito, è impossibile smentire il fatto che c'è una pressione incredibile. È vero, il Niger è un altro focolaio tra i tanti focolai che spingeranno popolazioni dell'Africa a vedere il presunto Eden Europa. Bisogna essere su questo molto realisti, poco politici. Gli Stati Uniti hanno a destra l'Oceano Pacifico, a sinistra l'Oceano Atlantico. Hanno i confini con il Centro America, le cui popolazioni sono molto più simili per cultura, evidentemente potrebbero essere maggiormente integrate, ma da Barack Obama a Biden, passando per Trump, hanno realizzato un muro alto 10 metri per 4-5 mila chilometri. Quindi il problema delle popolazioni del sud, del globo, che per motivi comprensibili vogliono sperare di trovare la soluzione della loro vita andando nel globo superiore, nel globo nord del nostro pianeta, è un problema che esiste e sta premendo in maniera particolare sui paesi che si affacciano verso l'Africa del Mediterraneo. L'Italia è il primo, perché a pochi chilometri c'è l'Africa. Quindi su questo non ci sono santi che tengono. Tutte queste buone intenzioni che sono state dichiarate anche da coloro i quali sono in trasmissione insieme a me, e vanno recepite e spalmate nel continente. La domanda, Barelli, è cosa fare nell'immediato, perché è chiaro che il piano nel lungo periodo può essere articolato anche con gli alleati e con l'Europa, ma intanto cosa facciamo? Ma intanto cosa occorre fare? Bisogna dare sostegno ai comuni e alle realtà locali per l'accoglienza. Non ci sono santi che tengano, bisogna inasprire la possibilità di respingimento per coloro i quali non hanno i titoli, ma anche qui è un grosso problema, perché non tutti arrivano sulle nostre coste col passaporto e l'indirizzo di casa da dove provengono. Quindi siamo di fronte a dei problemi, ma io non voglio eludere la sua domanda.
il ministro degli interni e il governo è in stretto contatto con le amministrazioni locali, con le regioni e con i comuni per dare sollievo, per dare aiuto, sostegno, perché non è che possono tutti andare diciamo al ministero degli interni, al Viminale, non è che possono stare, non possono stare nei luoghi, cioè, di approvvigionamento. Ma io la domanda, la prima domanda gliel'ho fatta apposta, perché questa mattina no, mi scusi se l'ho interrotta, perché questa mattina abbiamo letto sul Corriere della Sera l'intervista a Vito Bardi, che è il presidente della regione Basilicata di Forza Italia, che qualche dubbio lo avanzava dicendo tutte le regioni sono uguali e quindi l'accoglienza fatta nel Lazio si può fare in un certo modo, costruire un centro in Basilicata è un altro discorso. Ho sentito Bardi su questo punto e la preoccupazione è condivisa, è rappresentante di un territorio bellissimo, ma che ha anche delle problematiche, il cui assorbimento non può essere soltanto considerato a metro quadrato di disponibilità del territorio, e c'è un colloquio continuo trovando le formule adeguate che saranno evidentemente migliorate qualora quelle che sono state emanate nelle circolari del Ministero degli Interni non siano, diciamo, le migliori, saranno adeguate a una situazione che è di emergenza. Però Barelli, posso chiederle una cosa? Cioè, alla luce pure due. Grazie. Allora, alla luce di quello che lei sta dichiarando, il decreto Cutro allora appare quasi un errore, perché se i sindaci lamentano e anche i territori che non ci sono sufficienti risorse, il fatto di averle tagliate, ad esempio per il costo pro capite del migrante, che è stato ridotto esponenzialmente da 100 euro è arrivato addirittura a 60, mettendo appunto le realtà territoriali non in condizioni di garantire diritti, come dicevo, dicevamo prima, di queste persone, allora non si stanno aiutando le realtà territoriali, si sta facendo esattamente il contrario. Gori, per questa ragione, Gori ha fatto anche ricorso al TAR, perché addirittura lo Stato centrale, proprio per la gestione di migranti, gli dovrebbe una somma cospicua, che mi pare sia intorno ai 5 milioni, non è che parliamo insomma di spiccioli. Quindi tutto questo andrebbe in realtà rivisto anche alla luce delle politiche emanate dal Viminale stesso, che si stanno rivelando fallimentari. Quando prima parlavamo del partenariato con la Tunisia, noi non possiamo far finta di non sapere che i diritti umani in Tunisia non sono rispettati, perché noi certamente dobbiamo preservare dall'immigrazione irregolare il nostro territorio, ma sempre tenendo comunque come faro il rispetto della vita umana, che deve orientare qualsiasi politica indipendentemente dal colore partitico. Qui andiamo ancora in un altro campo, sta facendo un minestrone. Lei, scusi, Non voglio fare questo, io le ho fatto una domanda, ma qua si tratta, per quanto concerne la Tunisia, di provare ad arginare l'immigrazione che viene da quel paese senza se e senza ma, e vai a dialogare con le realtà politiche che governano quel paese. Quindi non è che noi possiamo andare in Tunisia e fare filosofia o solo principi di democrazia, che è corretto che noi facciamo e che stiamo facendo, e sono alcune delle premesse di aiuto alla Tunisia fatte non solo dall'Italia ma dall'Europa. Ma alla fine il problema va affrontato. Per quanto lei diceva prima sul decreto Cutro, ma guardi che il fatto che se sono, diciamo, triplicate l'immigrazione significa che siamo di fronte a una situazione che non era prevedibile, indipendentemente da quale governo fosse in campo. Per quanto concerne i sindaci, ma le pare che un governo che vince le elezioni non più di 10 mesi fa adesso prende, è scemo e si mette ad andare contro ai comuni, immaginando che i comuni possano con la bacchetta magica risolvere il problema. Quindi è chiaro che il ministro degli interni e il governo e le forze che sostengono il governo sono dalla parte dei comuni e affronteranno questo enorme disagio. Posso aggiungere che nessuno una cosa? Affronterà col sorriso sulle labbra. Gliela stavo per chiedere io, De Magistris, vediamo se è la stessa. Ma è ovvio che ci sarà un sostegno. De Magistris. Sì, no, io volevo dire due cose al volo. La prima, che non è vero che non era prevedibile. Noi continuiamo, si fa la propaganda su questo, ma era assolutamente prevedibile e la situazione peggiorerà. Poi trovo una contraddizione nelle parole che sono state
pronunciate a Barelli. Cioè, se si vuole sostenere, e io apprezzo questa intenzione del governo di dire sosteniamo i comuni, ma se accanto alle parole poi diamo una sforbiciata di natura economica, come possono i comuni ai quali sono state sottratte anche delle modalità normative con cui si integrava meglio e invece continuiamo a operare nel senso di accoglienza come deposito e sforbiciata di soldi? Cioè, noi come facciamo a garantire diritti, integrazione, accoglienza, coesione sociale, armonia di un paese e lotta alle discriminazioni sociali, economiche e territoriali se diciamo una cosa e ne facciamo un'altra? La verità è che la destra cade sul terreno dove fa propaganda e prende voti. Adesso deve prendere consapevolezza di questa cosa. Fa bene a rivendicare il ruolo dell'Europa, che ci ha sempre abbastanza abbandonati, ma l'Europa arriverà tardi. Quindi o si mettono risorse, si sostiene la rete dei comuni e si cambia mentalità sulle persone migranti, che non sono solo un problema, perché chiaramente sono anche un problema, cominciamo a considerare una risorsa, non fare più propaganda, non cercare più voti su questo, perché poi alla fine i problemi sono scaricati sulla gente e sui sindaci e su chi vive ogni giorno i problemi, e devi dare diritti a questi bambini, a queste persone, a queste donne, a persone che scappano per cercare in qualche modo di vivere. E anche il tema della Tunisia, se vai a mettere una toppa di là sbagliata, si aprirà una falla da un'altra parte, il governo lo sa benissimo. Ma io voglio aggiungere, aggiungere soltanto una battuta. Allora, una battuta, perché dobbiamo fermarci un attimo, Barelli. Innanzitutto va evitato e va diminuito la quantità, il peso dei flussi che parte dalle sponde dell'Africa del Nord. Queste sono le iniziative che il governo sta prendendo con i paesi costieri, che sono in principal luogo sono Tunisia e sono Libia. E questo è un fatto scontato che va valorizzato e che va messo sempre più a punto come strategia. Dall'altra parte, la distribuzione sul territorio serve per non appesantire e rendere impossibili in modo adeguato il sostegno a questi poveracci che arrivano dal degrado e dal disagio sociale del loro paese, ma è fondamentale che l'Europa, non parlo di Biden o degli Stati Uniti, che l'Europa ci dia una mano. Sia consapevole che il problema se lo deve dividere con i paesi costieri. Perché il problema è strutturale. I comuni saranno sostenuti dal governo come è giusto che sia. Su questo, cambiare mentalità, ma qui non si tratta che deve cambiare la mentalità il governo. Qui il problema è la mentalità del popolo italiano, che evidentemente vive in un disagio comprensibile e che è difficile da accettare. Allora, fermiamoci un attimo, dobbiamo fare un attimo di pausa, riprendiamo subito dopo con gli stessi argomenti, c'è la risposta di Marco Antonelli. Sa tra poco. Eccoci tornati in diretta, 10:22, Coffee Break Estate. Marco Antonelli si stava dicendo prima, il governo su questo, forse all'interno del governo, forse su questo si stanno facendo dei distinguo tra forze politiche sulla gestione dei migranti? Sulla gestione dei migranti sicuramente, anche per non parlare poi del tema tasse, del tema banche, extra profitto, eccetera. Ma volevo semplicemente fare una chiosa su quello che si diceva prima. Vedo che c'è la consapevolezza anche da parte di Barelli, finalmente, che l'Europa sta fallendo. Perché io, se non ricordo male, qualche mese fa un noto premier andò in Europa e disse che finalmente abbiamo risolto, l'Europa ci segue, la borderline ci segue, il tema dell'immigrazione. Formale, c'è stato anche un viaggio in Africa insieme, insomma l'Europa per la prima volta sembra essersi mossa. Sembrava, poi, almeno a livello di comunicazione, che finalmente l'Italia avesse risolto in qualche modo il problema o stesse per. E invece ha ragione poi Barelli quando dice che su queste cose bisogna fare meno comunicazione, meno ideologia, ma essere più concreti, perché queste robe qua si risolvono solo con la concretezza, non con la propaganda, e purtroppo ne è stata fatta troppa, e questa propaganda adesso inevitabilmente
si ritorce contro chi la faceva. Marco, secondo te? Beh, l'Europa lo sappiamo, l'Europa fa troppa retorica, troppa ideologia, dovrebbe essere più attenta ai territori, dovrebbe fare un po' più di conto. L'Europa troppo spesso va per tecnicismi che poi la gente non capisce e gli si ritorcono inevitabilmente contro. Allora, lasciamo per un momento la questione migranti, anche se siamo pronti a riprenderla, dovessero arrivare delle notizie importanti. L'altra questione sul tavolo, da qui a quando Giorgia Meloni metterà mano poi alla manovra, è dove trovare i soldi per fare una manovra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25, forse 30 miliardi, ancora non c'è certezza su questo. Dall'altra parte c'è la discussione sul salario minimo che procede, le firme sono arrivate questa mattina, ieri sera per la verità, 300.000, un risultato sbandierato dell'Elish Line, c'è un'intervista anche oggi sulla stampa su questo, ma a parte raccogliere le firme, di concreto, da un punto di vista della contrattazione con il governo, l'opposizione porta a casa molto poco fino a questo momento. Purtroppo sì, perché abbiamo visto che l'incontro che c'è stato con la Premier più che altro è una presa d'atto di quella che è un'esigenza sociale che non può ignorare, ovvero quella del lavoro povero e che va chiaramente superata. Le ricette per il superamento a quanto pare sono diverse, ma a livello nazionale le persone chiedono a gran voce, la raccolta firme lo sta dimostrando, il salario minimo, che è un passo avanti in direzione di una società più civile, come peraltro ricordiamo anche 22 paesi europei hanno già fatto introducendola come misura. Quindi certamente la mobilitazione anche che ci sarà, io penso alla manifestazione del 7 ottobre che sicuramente coinvolgerà un numero importante di persone, sarà un ulteriore tassello in direzione del consolidamento di questo. Secondo te quando Giorgia Meloni parlava di autunno impegnativo pensava a questo o pensava alla manovra? Ma sicuramente la manovra sarà una bella rogna, anche perché chiaramente non ci sono le risorse, dovrà reperire delle somme importanti, dovrà riconfermare il taglio del cuneo fiscale che pare le venga a costare già una decina di miliardi e quindi chiaramente le difficoltà ci sono tutte e la paura è che ci sia anche un inasprimento delle tasse, insomma che sia una manovra lacrime e sangue, però certamente diciamo rimettere al centro la questione del lavoro è una delle urgenze assolutamente del nostro paese e che sia un lavoro che vada sempre in coppia con la dignità, perché la grande questione, anche se i dati occupazionali in questo senso sono rassicuranti, li abbiamo visti, sono in crescita, è che ci sia un lavoro che non permetta di vivere adeguatamente e soprattutto un lavoro che purtroppo mette al centro il precariato e non una stabilità di vita, che è quella stessa stabilità poi Marco che consente anche di fare dei progetti, visto che la Meloni mette spesso al centro il tema demografico, anche in chiavi diciamo di nucleo familiare. Quindi insomma la Meloni avrà veramente diverse difficoltà, temo, non glielo auguro, alla ripresa. Questa è la vera grande sfida, la prima vera grande sfida di Giorgia Meloni del governo, perché l'altra volta la legge di bilancio per una questione di tempi l'aveva praticamente fatta tutta Mario Draghi, quindi hanno dovuto semplicemente seguire. In politica internazionale, certo. Anche lì insomma il sentiero dell'Italia è stretto, si deve adeguare a quello che si decide a Bruxelles piuttosto che a Washington, vedi il discorso Ucraina, quindi anche lì hai poco spazio di manovra per una media potenza regionale come l'Italia. Quindi questo è come se il governo Meloni praticamente cominciasse da adesso, da settembre, sarà la prima grande prova. De Magistris, voi avete proposto come Unione Popolare il salario minimo a 10 euro l'ora, questa era la firma che raccoglievate, secondo voi 9 è poco? Ma a me dispiace innanzitutto molto... Cioè è stato fatto un compromesso a ribasso, questo voglio dire. A me dispiace molto che le attuali opposizioni, quando stavano al governo, ricordo che io insieme ad altri sindacalisti di base andavamo a sostenere il salario minimo e ci dicevano che era improponibile. Adesso mi fa piacere che hanno trovato l'unità su questo tema, purtroppo all'opposizione, quindi con scarse possibilità di successo, ma non mi convince nemmeno tanto la legge su cui stanno raccogliendo le firme, non tanto per i 9 euro rispetto ai 10, che comunque non è cosa di poco conto, ma nella nostra proposta di legge di iniziativa popolare, che inviterei l'opposizione a firmare, c'è l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione, che è il vero tema.
Oggi le famiglie perdono di potere d'acquisto, non riescono più ad arrivare alla fine del mese perché le pensioni non sono adeguate all'inflazione, i salari men che mai, anzi in Italia si abbassano rispetto agli altri paesi europei, la benzina aumenta, i tassi aumentano, il caro vita è sempre più alto e allora credo che il governo su questo deve intervenire. Ha fatto una mossa, secondo me intelligente, non sufficiente ma intelligente, sulla tassazione di extraprofitti delle banche. Se vuole trovare i soldi deve girarsi verso le multinazionali e verso tutte quelle aziende che sulla guerra hanno fatto profitti con armi e sull'energia, e continuare su questa strada, ma non tagliare sui diritti, ad esempio la sanità, introdurre il salario minimo che è necessario e adeguare pensioni e stipendi all'inflazione. Se non sarà a fare questo, il governo rischia di cadere su quell'anima sociale che la Meloni evidentemente con la tassazione degli extra profitti ha voluto dimostrare, anche per non scoprirsi ancora di più a destra, di non aver perso. Allora, De Magistris ha messo sul tavolo una serie di problemi, una lista lunghissima, di cui chiederemo conto in particolare a Paolo Barelli, approfittando della sua presenza, soprattutto sul discorso tassazione degli extra profitti bancari. Lo faremo tra poco. Ora dobbiamo fermarci un attimo, ci sono le previsioni del tempo e torniamo subito. Un minuto e mezzo. Bentornati a questo breve flash meteorologico, iniziando dalle previsioni per oggi. Siamo ormai nel pieno di questa terza ondata di calore della stagione, tanto sole ovunque, soliti isolati disturbi in montagna e ancora una volta segnaliamo la possibilità di rovesci o temporali isolati sulle zone interne della Sicilia. Venti sempre in prevalenza settentrionali tra deboli e moderati, mari poco mossi, localmente mosso o molto mosso, specie l'Alto Tirreno, l'Alto Ionio e l'Adriatico. Come si vede dalla mappa a sinistra dell'indice di Tom, ulteriore aumento del disagio più avvertito in pianura padana, fascia tirrenica centrale fino al nord della Campania. Ora il tempo per domani, martedì 22 agosto. Non ci sono importanti novità, tanto sole ovunque, soliti isolati disturbi in montagna, forse qualche rovescio temporale sulle Alpi tra Lombardia e Trentino e meno probabili tra Calabria e Sicilia. Venti sempre in prevalenza settentrionali, deboli, mari poco mossi, localmente mosso o molto mosso su Ionio e basso Adriatico. Ora le condizioni di disagio, atteso ancora forte su pianura padana e parte del centro-sud e peninsulare, si veda il colore più scuro, ma sono ben estese anche le aree arancioni che comunque indicano disagio per più del 50% della popolazione. Infine, la tendenza per mercoledì 23 agosto. Da confermare per il pomeriggio sera un certo peggioramento del tempo sul Triveneto. Per il resto ancora bel tempo praticamente ovunque e tanto caldo. Venti sempre in prevalenza settentrionali deboli, tendenti da sud-ovest sul basso Ionio. Mari poco mossi, localmente mosso o molto mosso lo Ionio e il basso Adriatico. E per quanto riguarda il caldo, ancora una giornata di disagio, sempre per la pianura padana, che come sapete è anche molto umida, e gran parte del centro-sud peninsulare. Per oggi è tutto, a domani. Grazie, e se potessimo utilizzare, ma non si può fare, l'indice del disagio, l'indice di Tom, anche per alcune frange della popolazione, sarebbe un indice con un valore molto elevato in quelle periferie dove si è puntato sul governo di Giorgia Meloni in previsione del fatto che avrebbe abolito il reddito di cittadinanza, ma quando poi il reddito è stato tolto veramente, ora ci si ritrova in condizioni, come raccontava De Magistris, di difficoltà economica elevata. Ci siamo stati in quelle periferie, ci eravamo andati prima del voto l'anno scorso, vedremo al rientro con Giada Valdannini come è andata. Vi lascio per il momento con una notizia: c'è stata una forte esplosione a Rostov, al confine con l'Ucraina, lo riporta l'agenzia RIA Novosti, sottolineando che l'esplosione si è sentita in particolare nella parte settentrionale e occidentale della città, ma anche al centro sono scattati ovviamente gli allarmi di tutte le automobili. Insomma, questa nuova esplosione segna un nuovo capitolo nella guerra dei droni tra Ucraina e Russia. Qualche istante di pausa. Di cittadinanza. 170 euro? Sì. Perché così poco? Perché ho mio padre che ha il reddito, però io sono disoccupato, mio marito è disoccupato. E quindi come te la cavi, diciamo? C'è mio padre e mio marito fa qualche lavoretto, sì. Lo sai che ci saranno dei corsi di formazione? Sì, magari mi chiamano. Sono pronta, ma niente.
Sono tante le persone destinate a perdere il reddito di cittadinanza, specie nelle periferie, in molti sanno già che peserà, e non poco, su bilanci familiari già estremamente precari. Che il governo Meloni l'ha tolto non va bene, perché ci stanno veramente persone che ne hanno veramente bisogno. Sono il direttore di un supermercato, tantissima gente, perché poi si riconosce dalla tesserina con la quale pagano, ha potuto venire a fare la spesa regolarmente e quindi non essere invischiata in strani giri. Si mettono a incrementare o spaccio d'acqua e la droga, perché quelli li prendano. Un rischio tanto più chiaro in borgate come questa, da anni centrale di spaccio qui nella capitale, dove le telecamere non sono bene accette e sorvegliate passo dopo passo da ronde di uomini in auto che controllano ogni movimento, anche i nostri. La norma del reddito di cittadinanza si sono presi i vitalizi e... Marango come meccanico in nero qua per conto mio, riparo moto, biciclette e non percepisco nemmeno il reddito. Non l'hai proprio chiesto? No, mia moglie sì, non lo percepisco io, lo percepisce mia moglie, però non è stata mai fatta una chiamata, un intervento, qualche cosa, un lavoro, mai. Io 80% hanno avuto la Meloni, non è il fondo, cercare. E spostandoci a San Basilio, altra periferia romana, la situazione infatti non cambia. Eppure quest'uomo, col piede mezzo amputato, fa i conti col reddito di cittadinanza. Mezzo piede mi hanno levato, ancora più si mettono le mani. Ma lei lo percepiva, lo percepisce questo reddito? Ma la mano tagliata, mi danno 4,30. Io lavoro in un'impresa di pulizia. Lo Stato non mi aiuta con un figlio minore. Arriverò sì e no a 700 euro, 800 euro. Quando cerchi lavoro... Ti dicono massimo 35 anni e una ce n'ha 50, sta prendendo a coccia. In borgate come questo, non lo so come ci siete capitati voi, non ci viene nessuno a domandare. Ci abbiamo il degrado, ci abbiamo l'acqua che ci piove dentro agli appartamenti, ci alleviamo anche il reddito di cittadinanza. Non è una cosa giusta. Allora, Barelli, ha visto il servizio, come diceva Marco Antonelli, adesso arriva il vero banco di prova per questo governo, la prima manovra non fatta in urgenza, ma la prima manovra sulla quale il governo Meloni potrà fare delle scelte anche politiche. Si tratta di trovare dei soldi, alcuni verranno presi dalla tassazione degli extra profitti bancari, sul quale c'è una vasta opinione favorevole. C'era un sondaggio che fatto recentemente da un quotidiano secondo cui il 91% degli interpellati si diceva favorevole a questa manovra. All'interno del governo, con qualche distinguo, con Antonio Tajani siete riusciti a trovare una quadra con Giorgia Meloni per le modifiche poi parlamentari a questo decreto? Però ecco, mi consenta, perché sennò sembrerebbe quasi, so che non lo è, 3-1, è una battuta che no, faccio. No, assolutamente è stata no. Parlata, è stato parlato precedentemente del salario minimo e sono state dette delle cose che non sono, non dico che non sono esatte, ma sono incomplete. E cioè, è vero che molti paesi in Europa hanno adottato per legge il salario minimo, ma nella maggior parte di quei paesi la contrattazione collettiva è inferiore a quella italiana. In Italia la contrattazione collettiva fa sì che supera l'80% dei contratti lavoro esistenti. È sufficiente? Secondo Forza Italia no. Forza Italia ha presentato una proposta di legge che valorizza la contrattazione collettiva combattendo i contratti pirata, cioè quelli che voglio dire non sono in linea con la contrattazione prevalente, facendo riferimento ai contratti depositati presso l'INPS e presso il CNEL. Inoltre, la proposta di Forza Italia per sostenere i redditi bassi prevede il fatto che il taglio del cuneo fiscale prosegua negli anni futuri e che ci sia una detassazione delle tredicesime e degli straordinari per i redditi sotto il 25.000 euro. Trovo che sia veramente simpatico, diciamo così, se non ridicolo, che oggi il PD si sveglia con questa proposta quando basta andare su internet, basta andare sui social e vedere che il ministro Orlando non più tardi che ottobre 2021 diceva salario minimo per legge mai, serve la contrattazione. Stessa cosa sosteneva Landini, che oggi è capofila ovviamente strumentale per una battaglia.
Ora, dire che il 91%, per esempio, lei ha fatto l'esempio, così torniamo sulle banche, dice siamo d'accordo a tassare le banche. Vabbè, ma insomma, questa è un po' una strumentalizzazione, anche questa di carattere popolare, nel senso è meglio essere belli o brutti, è meglio essere ricchi o poveri. Ovviamente questa è la risposta anche per quanto concerne la questione che riguarda il salario minimo per legge. Premesso che noi siamo perfettamente consapevoli che in Italia il potere d'acquisto degli stipendi bassi o degli stipendi medi si sia abbassato in una maniera tremenda, e tutto questo non può essere sicuramente ascritto a Giorgia Meloni. Per quanto concerne la questione delle banche, cos'è che noi, della tassazione delle banche, cos'è che noi abbiamo lamentato? Noi abbiamo lamentato che sono stati chiamati al tavolo i tassinari per i tassisti per discutere circa quell'immagine negativa che abbiamo dato al nostro paese, specialmente quest'estate, per trovare delle soluzioni condivise. Non è stato chiamato il sistema bancario, l'ABI in testa, per affrontare un tema. Noi su che cosa non siamo d'accordo? Siamo perfettamente d'accordo che possano essere tassati quei proventi, quei profitti figli dell'incremento dei tassi stabilito dalla BCE nell'ultimo anno, con 3-4 aumenti che hanno portato un valore aggiunto, quindi un profitto ulteriore alle banche. Ma non siamo d'accordo che possano essere tassati gli extra profitti derivanti ad esempio dall'acquisto dei buoni dei titoli di Stato che le banche hanno comprato sostenendo il debito pubblico. Quindi noi vogliamo che ci sia un ragionamento più approfondito e che sia chiesto alle banche il dovuto. Peraltro, e concludo, se fossero state chiamate al tavolo, perché è corretto che il sistema bancario partecipi alla crescita del paese, al superamento della crisi economica, anche al prospetto di altre potenziali crisi. È stato parlato dell'aumento dei prezzi. Bene, oggi il gas al mercato di Amsterdam è incrementato il costo più 18% stamattina. Perfetto, di più di quello che stavo sostenendo io, tenendo presente che l'OPEC, dato che l'Europa e il mondo dice fra qualche anno andiamo tutti con l'energia elettrica o con l'energia solare o con l'energia alternativa, ha ridotto la quantità di produzione e di vendita del petrolio, e qui c'è un incremento circa del 15% del costo del petolio negli ultimi 90 giorni. Va bene, discorso chiaro. Volevo fare un ultimo giro di... Dobbiamo sicuramente avere un approfondimento e non prendere decisioni così tanto per farle, per rendere, come si può dire, serena la disponibilità dei cittadini che vedono un governo che prende delle decisioni, quando poi queste decisioni sono anche, per esempio, contestate dalla sì, è chiaro, Barelli, chiarissimo. Europea. Volevo fare un ultimo giro di opinioni prima di chiudere, velocemente, però è vero, Saramalfuso, che certi argomenti diventano cavallo di battaglia per l'opposizione, poi quando l'opposizione va al governo cambia improvisamente opinione. Beh, e viceversa, cioè il discorso sul salario minimo vale per tutti, esatto. Diciamo che la prova di governo spesso porta a rivedere alcuni proclami e alcune battaglie che invece andrebbero onorate proprio quando si ha il potere per poterlo fare. Invece, per quanto riguarda la tassazione sugli extra profitti delle banche, io penso che se non si rincorre il populismo e voler assecondare a tutti i costi, diciamo, l'elettorato, ma si mitigano con raziocinio le proposte, io trovo che questa sia assolutamente corretta, giusta e sacrosanta, seppur tardiva, sia un ottimo, diciamo, obiettivo di governo. Ad esempio, la posizione di Barelli in tal senso mi sembra assolutamente condivisibile, così come so appartenere proprio a Tajani e Forza Italia il preservare le piccole banche territoriali in modo tale che probabilmente verranno tenute fuori dal controllo della BCE, certo. Assolutamente, per preservare appunto anche coloro che hanno il conto corrente presso queste realtà.
verità, assolutamente. Prima di sentire l'ultima battuta di Marco Antonellis, De Magistris, lei sosteneva che sullo stop al reddito, per esempio, in abbinata a un'altra riforma che sta procedendo, come quella sull'autonomia differenziata, lo Stato di fatto si stia dimenticando, si stia ritirando dal Sud. È sempre di questa opinione o vede dei margini, insomma, di manovra che permettono a un governo come quello centrista, a spinta centrista di Giorgia Meloni, invece di tenere il Sud, di investire al Sud? So che Invitalia sta spendendo molto da questo punto di vista, per esempio molti miliardi per il rilancio di alcuni settori, alcune imprese. Ma vede, come avete dimostrato molto bene nel servizio, ed era Roma, se scendiamo è ancora peggio. Togliere il reddito di cittadinanza è un errore molto grave che creerà una tensione sociale ed economica crescente e anche un evidente spostamento in un circuito di illegalità dove invece era intervenuto il reddito di cittadinanza che andava migliorato ma non cancellato. Se mettiamo insieme l'eliminazione del reddito di cittadinanza, la mancanza di interventi sulla coesione sociale e la lotta alle disuguaglianze economiche, l'autonomia differenziata e la sforbiciata del PNRR guarda caso al Sud, io credo che ci troviamo di fronte non solo a un attacco nei confronti delle aree povere del paese, soprattutto del mezzogiorno, ma minare l'unità nazionale, che è l'unico elemento su cui invece si dovrebbe lavorare per rendere il paese più coeso, meno discriminato e meno diseguale. Quindi è un governo di destra-centro che finora nei confronti del mezzogiorno ha fatto davvero molto poco. Però c'è anche un dato, mi ricordo quello di Federturismo, per esempio, che segnala come quest'anno, proprio in concomitanza, e parlo della Campania, dello stop al reddito di cittadinanza, Marco Antonellis, ci sia stato un boom anche di richieste di lavoro degli stagionali. Poi lo scopriremo il prossimo anno se questi dati possono essere fatti coincidere o meno con lo stop al reddito. Insomma, era un dato che lo stesso Federturismo aveva sottoposto alla nostra attenzione. E poi lo vedremo, certamente gli imprenditori saranno contenti, perché è chiaro che hanno un maggior margine di manovra poi sui lavoratori, insomma, anche per fare un pochettino i contratti che vogliono. Ma volevo fare una riflessione più di carattere generale. Attenzione al famoso partito di Coccia di Morto, cioè quella gente con le 3G che comincia adesso un pochettino a stancarsi, l'abbiamo visto nel servizio, un partito di Coccia di Morto ti tira su ma in un attimo ti tira giù, vedi anche parlare di OPEC, di Russia, il caro benzina, il caro qui, va tutto bene. Ma quel partito lì si aspettava delle risposte, cioè io non mi aspetto di leggere interviste tutte le mattine dove peraltro con argomenti molto tecnici e anche corretti, perché certamente c'è un problema di OPEC, c'è un problema di Russia, c'è un problema di quello che vuoi, ma questa gente qua si aspettava delle risposte, voleva percepire, e questo sarà il vero problema di Giorgia Meloni, se questa gente, se questo famoso partito di Coccia di Morto, cioè fondamentalmente il popolino, la gente comune, percepirà dei cambiamenti reali nel suo tenore di vita oppure no, e finora con tutti questi rincari dubito che stia percependo delle differenze sostanziali. Invece sugli extra profitti, ma dico, come mai? Cioè, è grave quello che è successo. Perché? Perché lo sapeva Salvini, che va vice premier, che ci va a fare pure una conferenza stampa, poi con i problemi che ci sono stati il giorno dopo in borsa. Ma perché non lo sapeva il vice premier Antonio Tajani? Cioè, io trovo che sia una cosa, che ci sia un problema politico forte. Perché lo dici a Salvini e non lo dici a Tajani? Salvini evidentemente lo sapeva, tant'è che ci ha fatto una conferenza stampa, ma perché non l'hai detto anche a Forza Italia? Con questa domanda chiediamo a Francesco Magnani di cosa parlerà l'area che tira tra pochi minuti. Francesco, ben ritrovato, buongiorno. Ben ritrovato Marco. Beh, ripartiamo da tutti i nodi ancora ingarbugliati dell'agenda di governo che a breve dovranno essere sciolti. Lo ha detto Giorgia Meloni, sarà un autunno impegnativo e allora noi proveremo a mettere in fila tutte le questioni. A partire dal nodo dei migranti, saremo collegati in diretta con Padova, dove addirittura viene allestito un dormitorio nella palestra di una scuola media a poche settimane dalla ripresa dell'anno scolastico. E ancora la ricostruzione della Romagna, sono passati 3 mesi e sindaci e cittadini ancora chiedono risposte. E ancora il problema del caro prezzi di cui parlavate anche voi, a partire dal problema alle pompe di benzina. Con noi tanti ospiti: Gianmarco Centinaio, senatore della Lega, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena a proposito di Romagna, Luca Sommi del Fatto Quotidiano, Davide Vecchi. Siamo collegati con il meeting di Rimini, oggi atteso l'intervento
del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. E a proposito di economia, un tuffo in questa estate pazza, l'estate degli scontrini, l'estate dei rincari, è colpa dell'inflazione o c'è una sorta di furberia, speculazione da parte degli operatori del turismo? Con i nostri ospiti parleremo di questo e di tanto altro. A te Marco. Grazie Francesco, a tra poco con l'aria che tira. Il tempo di salutare i nostri ospiti, a partire da Luigi De Magistris, Unione Popolare De Magistris, grazie per essere stato con noi, grazie a Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, grazie. A presto. Grazie a Marco Antonellis a Sara Maffuso qui con noi. Marco. L'appuntamento con Coffee Break torna domani, se vorrete, qui alle 9.40 puntuali sulla 7. Arrivederci.